stupito molto la dichiarazione del sindaco di Melilla, di Cusumello, nonché ex assessore regionale all'ambiente. Siccome l'abbiamo visto in questi giorni vicino a Pippo Gianni, provo a capire, ma questo signore fa parte dell'UDC, del nostro partito? Allora, che io sappia, io comunque tanto specifico che sono di Libera Democrazia, quindi non faccio parte dell'UDC e non so i movimenti dell'UDC quali siano. Che io sappia non fa parte dell'UDC. E l'affermazione che ho letto ieri sul giornale sulla Sicilia in merito alla richiesta di Pippo Sorbello di accelerare i tempi per quanto riguarda la realizzazione del gasificatore, onestamente mi ha stupito personalmente, perché fino alla settimana scorsa abbiamo fatto un convegno, l'UDC ha organizzato un convegno proprio sul tema della chimica e sul rilancio della chimica, dove è intervenuto anche Pippo Sorbello, il quale comunque non ha assolutamente accennato, anzi sembrava quasi voler glissare la situazione del rigassificatore, pompando soprattutto sul tema delle bonifiche che tutti ovviamente abbiamo condiviso, perché è una delle priorità che il territorio ha. Quindi sinceramente resto anche io allibito delle dichiarazioni del sindaco Pippo Sorbello, e anzi faccio un appello anche a lui perché si possa ravvedere da queste affermazioni e realmente ricoprire il ruolo che istituzionalmente ricopre sul territorio di Melilla e tutelare tutti i cittadini che lo hanno votato e che lo hanno portato a sedere nel più alto scarno dell'amministrazione. Riuscire a tutelare il territorio e quei melillesi che il 75% non hanno votato sì al rigassificatore, ma hanno avuto paura di poter esprimere la propria disapprovazione alla realizzazione di questo impianto. Quindi il mio appello su questo tuo invito, Salvo, è quello di ritornare sulla propria strada e sulla giusta strada di tutela del territorio e anche delle soluzioni reali al problema che c'è oggi occupazionale e che tutti stanno cavalcando per giustificare la realizzazione di questo rigassificatore. Programmiamo realmente uno sviluppo sostenibile di questo territorio, ci sono le condizioni, abbiamo la natura che ce lo permette pure, perché abbiamo uno splendido mare, abbiamo il sole tutto l'anno che ci permette di poter sviluppare realmente energie rinnovabili, abbiamo fatto una zona industriale che, se bonificata, intanto porterà un sacco di lavoro e poi darà la possibilità di essere infrastrutturizzata e dare quindi la possibilità di sviluppare delle nuove fonti di energia che siano compatibili con l'ambiente e con il territorio oggi ormai troppo martoriato. Il mio invito è alle istituzioni a ridare dignità al territorio e soprattutto alla popolazione che oggi ormai è stanca. Grazie.